E adesso, nella città degli ulivi, ormai sempre più felice, i tifosi neroverdi cominciano a pensare che il cognome di quel prolifico puntero abbia un apostrofo al suo interno e sia Santoro, quasi a giustificarne la crisopia del suo tocco, che tutto trasforma in gol. Già perché anche sull'erba motosa del Capozza è stata una sua testata chirurgica a decidere un match che pure poteva complicarsi. Pur mantenendo il disegno tattico invariato, mister Claudio De Luca presenta Petta accanto a Lanzolla davanti all'Onoce, Biasone e Manzo ad azzannar Garretti altrui in mezzo, il fosforo dei dardi acuminati Palumbo e Triarico e l'ubiquo sacrificarsi di Capitan Lattanzio a servizio della punta ex di giornata. Calabuig vuole fare lo sgambetto alla capolista col suo Casarano e quindi piazza Muro, Rizzo, Sanchez in retroguardia, Meduri e Di Biasi a miscelar tenace e saggezza a centrocampo, la raffinatezza di Atteo, Cori e Pipistrelli al servizio di Tedesco. Poco prima del quarto d'ora, Triarico e compagni lavorano un pallone al limite dell'area di casa finché non giunge sul destro di Manzo che dai 20 metri prova la folgore di destro. I guantoni ansanti di Gianni rimediano. Minuto 19, Santoro si invola sulla sinistra e scodella al centro. Botta ravvicinatissima di Palumbo e prodigioso riflesso di Gianni. Piattone largo di Lattanzio al 26esimo che ne aveva saltati ben due. A due dalla mezza, Triarico prova ad imitare il capitano, porta infatti a spasso due avversari e calcia a giro. L'estremo salentino si genuflette e blocca. Al 37esimo, duetto artistico Coria Tedesco. Il diagonale mancino di quest'ultimo scivola fuori. Frattanto, il gladiatorino Mariani prende il posto di Manzo malconcio e Danna subentra a Palumbo. In pieno recupero, piazzato maligno di Coria, solo brividi per i neroverdi. Al penultimo minuto del lungo extra time, ancora Tedesco ci prova, l'Onoce in due tempi fa sua la sfera. La pugna fin qui è stata maschia e furente, e così sarà pure nella seconda frazione. Infatti, dopo tre giri di lancette, Nacho Pipistrelli addenta mezza difesa neroverde, ma non becca la giugulare del leone. Al decimo, Lanzolla su cross da corner incorna con maestria, ma debolmente. Tre primi dopo, Coria fugge sulla destra, attacco per Pipistrelli che saetta a pochi metri dall'Onoce, che respinge da grande campione. Poco dopo il quarto d'ora, sponda del bomber per Danna, destro murato dalla difesa rosso-azzurra. Al ventesimo, traversone millimetrico di Mariani, si arrampica in cielo Santoro che inzucca letale, griffando il punto della vittoria. Alla mezz'ora, l'agile Prinari cerca Tedesco, sponda per Nacho che di collo destro insacca nella rete di protezione per fortuna, non certo dalla porta bitontina. Poco prima dello scadere, ultima emozione, col fantasista ex Fidelis che slalomeggia fra le casacche bianco-nero-verdi e imbecca Sant'Arcangelo che stacca ma colpisce fuori misura. Niente da fare. La squadra del patron Francesco Rossiello è ancora la più bella del girone H di Serie D.